Eccolo qua, è facoltativo, scegliete il jolly? Anche in questo caso? Allora, da una parte là e dall'altra anche, quindi jolly anche in questo caso del primo modulo. Bene. Andiamo a dare il via anche a questa sfida, allora, dopo aver scelto il jolly per i moduli A, andiamo a vedere la prima domanda. Quali, ragazzi attenzione, tra i seguenti membri dell'Unione Europea non ha ancora adottato l'euro? A. Slovenia, B. Estonia, C. Danimarca, D. Grecia. Entrambi rispondono con la lettera C, quindi la Danimarca che è la risposta esatta, ce lo conferma l'altro schermo. Con lo stesso tempo, tra l'altro. Più o meno, tempi molto simili. No, uguali però. Complimenti. Seconda domanda. Con quali gruppi di paesi l'Unione Europea ha in corso negoziati di adesione? Vediamo un po' le risposte. Albania, Croazia, Macedonia, Turchia, Albania, Montenegro, Serbia, Turchia, Croazia, Islanda, Macedonia, Turchia, Croazia, Islanda, Serbia e Turchia. Entrambi rispondono con la lettera C. La risposta esatta è la C. Croazia, Islanda, Macedonia e Turchia. Adesso però i ragazzi di Amandola hanno un piccolo vantaggio sul tempo. Andiamo alla prossima domanda. Le direttive dell'Unione Europea sono... Le risposte? Tra B o C? No, fatevi vincolati rispetto ai risultati che lasciano ai competenti organi nazionali la scelta dei mezzi per raggiungere il fine. B, sono atti non normativi, sono atti di diritto vincolanti. Allora, vediamo se entrambi hanno risposto con la lettera C. Vediamo se è quella giusta. No. La A. Atti normativi vincolanti rispetto ai risultati che lasciano i competenti organi nazionali la scelta dei mezzi per raggiungere il fine. Quarta domanda. Alla Corte dei diritti fondamentali dell'Unione Europea è stato conferito valore giuridico con... Risposte? Trattato di Amsterdam, Trattato di Lisbona, Trattato di Nizza o Trattato di Maastricht? Entrambe le squadre rispondono B, vediamo se è giusto, il Trattato di Lisbona, bravi. Siamo alla pari col punteggio, ma c'è sempre una piccola discrepanza per quanto riguarda il tempo. Quinta domanda. Andiamo con il terzo modulo, politica di coesione economico-sociale, la domanda è... Il Fondo Europeo per la Pesca è uno strumento finanziario della politica di coesione? Sì, no, ci solo in parte, di lo era solo nel periodo di programmazione comunitaria 2000-2006. Notizie discordanti, vediamo chi ha ragione, B o D, la risposta esatta era la B, sì. No, la risposta era no, quindi... Questa squadra si porta in vantaggio. Andiamo alla sesta domanda, ne mancano due. Quale delle seguenti affermazioni è corretta? La politica di coesione interviene con il sostegno finanziario per... Queste sono le risposte. Migliorare l'economia nelle zone montane, migliorare l'economia nelle zone costiere dedicate alla pesca, sostenere il mercato unico europeo, ridurre il divario tra i livelli di sviluppo delle varie regioni europee. Bravi, bravi. Una risposta è arrivata anche la seconda, entrambi dicono D, vediamo se questa è la risposta esatta. Sì, ridurre il divario tra i livelli di sviluppo delle varie regioni europee. Andiamo all'ultimo modulo, il glossario, e la domanda è: con l'espressione lingue veicolari si indicano? Queste le risposte. A. Le lingue di lavoro della Banca Centrale Europea. B. Le lingue per l'adesione di uno Stato membro all'Unione Europea. C. Le lingue di lavoro delle istituzioni comunitarie. Le lingue ufficiali dell'Unione Europea. E la D. E vediamo se hanno risposto bene. No. È la C. Lingue di lavoro delle istituzioni comunitarie.
è andata anche la seconda semifinale.